Ciao miei due friends, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video vlog. Non so se di questa giornata solo oppure di un'altra giornata. Vedremo. Perché volevo fare un vlog, però volevo fare anche un video canzone, però non ho registrato nulla perché comunque. Cioè, no, non ho registrato niente. E prima di iniziare questo vlog vi invito ad iscrivervi al mio canale. Commentare qui sotto. Se vi è piaciuto la tipologia e tutto quanto, lasciate un like e attivate la campanellina. Ora iniziamo il vlog. Rieccomi. Oggi è il 27 settembre. Ora finisco di aprire questo qua. Sì, perché devo finire di aprire una finestra. No, apro un attimo e ritorno. Rieccomi, ho aperto la finestra. Devo finire di aprire anche questa. Raga, poi racconto cosa è successo, cioè cosa è successo 2 giorni fa. Vi dico la notte, cioè che ho non ho per niente dormito. Vabbè, scusate, faccio vedere questo qua, ma questa cosa di un pezzo di perugini foglia. Tra poco devo andare a cucinare perché è tardi, sono mezzogiorno meno 10, devo andare e insomma dopo che ho finito di mangiare vi racconto tutto. E niente, dovrei pulire questa stanza ma non so quando, dicendo, non so quando pulirò questa stanza, dovrò pulirla, cioè, seriamente. Poi vi parlerò perché non farò più semipermanente ricostruzione unghie, che già su Instagram e quanto altri social che ho già sanno, perché non, insomma, non faccio più il semipermanente. Ma poi vi spiego più tardi perché dovrei andare a cucinare. Stamattina mi sono alzata tardi, erano quasi le 10, ho fatto i miei bisognini, sono andata poi a fare colazione e niente di che. Poi mi sono cambiata, sono lavata, pettinata e tutta la mia routine. Un giorno vorrei fare anche una morning routine. Vedremo quando poi sarà perché così vabbè e ci vediamo dopo. Se insomma questa giornata vi ho ripreso pochissimo, infatti domani registrerò un altro un po' di vlog anche la giornata di domani. Comunque, come avete visto, ho fatto il sugo, però l'ho fatto con i pomodorini freschi, così ci faccio lo spaghetto, cioè mangio gli spaghetti con i pomodorini quelli freschi, perché raga, sono stupendi. Cioè io amo i pomodorini freschi con gli spaghetti, infatti faccio spaghetti con i pomodorini freschi, raga, sono stra buoni. E niente, quindi cioè così qua ha piovuto un po',
poco fa, forse è uscito un po' di vento e ora vi devo spiegare quella cosa che vi ho detto praticamente oggi, che vi dovevo insomma raccontare. Ora vi racconto tutto. Ora mi metto qua a spiegare perché non faccio più semi permanente, perché non faccio più né ricostruzione, non faccio più né semi, solo il semi permanente, non con le tip, non allungamento con il gel, appunto. Almeno per il momento non voglio fare più il gel, allungamento con il gel, grip gel o con le tip, quant'altro che sia, oppure insomma con solo il semi permanente, perché una metà di questa unghietta qua praticamente si è fatta verde, macchie, cioè le macchie verdi, anche un pezzetto di questa altra unghia qua. Quindi ho detto basta gel, basta tip, basta ricostruzione, basta semi permanente e basta tutto. Ho deciso insomma di mettere solo per il momento lo smalto normale, e perché cioè, sinceramente non voglio fare troppo insomma perché già insomma fragili, che sono già fragili insomma un pochettino, infatti si vede, no? Non voglio fare ancora di più queste macchie che ci sono sulle dita, proprio sulle dita, non sulla pelle ma sulle dita, proprio sull'unghia, proprio sull'unghia, cioè queste macchie che ci sono. E ho detto quindi per il momento non faccio più insomma semi permanente e quant'altro, metterò sullo smalto normale. Infatti ho lo smalto normale che non è proprio, non so, però vabbè. E ora vi racconto quello che è successo domenica notte, cioè mi spiego. Allora eccomi, vi racconto quello che è successo domenica notte. Praticamente qui domenica notte sono le 3, c'era una pioggia devastante, ma devastante, devastante proprio, cioè mamma mia, cioè, ma proprio forte, c'era un vento ragazzi, forte, ma fortissimo, come ci fosse stata una tromba d'aria, ma sicuramente c'è stata, sicuramente c'è stata, perché poi vi spiego più avanti, perché poi raga, il cielo tutto arancione, cioè mamma mia raga, cioè arancione proprio, c'era, mamma mia, ho detto ma che cazzo sta succedendo, cioè ma proprio quel vento forte, ma forte, e faceva talmente freddo, c'erano fulmini, lampi, tuoni. Infatti quella sera, quella notte, infatti sono rimasta sveglia troppo a lungo, forse verso la mattinata mi sono addormentata perché non riuscivo a prendere più sonno. Comunque fece un lampo, parebbe che dentro la mia stanza c'era giorno. Infatti mi ha cominciato a dare un po' fastidio agli occhi, però perché mi ho guardato insomma il lampo, il tuono e quant'altro, ma a me non è che mi fa tanto paura la pioggia, ma il lampo è così, il vento, sicuramente c'è stata una tromba d'aria, perché allora da noi qui in zona a una parte ha frenato un po' di strada, poi ad Acropoli c'è un fiume che si è insomma alzato, non so cosa si chiama, cioè non so se è così, cioè come se si stia alzando l'acqua, ecco. E poi ho visto che ad Acropoli sono passata oggi, cioè avete visto che oggi sono uscita, perché ho visto quello che c'era, cioè raga, io mi sono messa le mani fra la testa, ma cioè quello che ha fatto, che ha fatto i danni ad Acropoli, alberi caduti, ho visto su Facebook che è un po' di strada franato sempre ad Acropoli. Poi passando oggi, ma non dov'è quella frana là, cioè alberi caduti, sassi caduti, cioè
i pali erano piegati, cioè ho visto che un palo della luce era piegato. Alberi caduti dalla radice, alzati dalla radice, cioè un sacco di cose, mamma mia. Alberi di olivi caduti, alberi di pini, mi pare caduti, c'è sempre, cioè, ma ragazzi, veramente un disastro. Cioè, io mi sono messa la mano fra le mani tra i capelli, cioè, mamma mia, cioè, che sta succedendo? Cioè, veramente proprio mi sono messa la mano delle cose della. E spero che non faccia più questo tipo di tipo alluvione. Vabbè, poi si sono allagati, ho sentito. Spero che questo davvero non faccia più, ma non ne sono molto sicura, perché ho visto che volta maltempo qui da noi un'altra volta. Matteo mi ha detto una parte si è franata, ma non da me, un po' più avanti, insomma, franata, un po' di strada. Cioè, io sono rimasta scioccata, scioccata proprio, cioè, mamma mia, ho detto, ma che sta succedendo? Infatti, sicuramente c'è stata questa tromba d'aria. Sono tutti questi danni, non li faceva, perché sono caduti i massi, cioè, le pietre, quelle dei massi, sono cadute, hanno fatto le frane, cose, alberi caduti, tutto quanto, quel che ci potevano essere, molto di più. Poi un'altra parte, visto che un altro fiume sta. Sembra sta salendo, no? Però, insomma, ma dico io, io sono rimasta proprio scioccata. E infatti io quella notte non ho dormito, perché non riuscivo a dormire. Infatti mo è uscito un po' di vento, però spero che non si prepara come la domenica notte. Prima perché ha fatto un bel po' di pioggia, ho visto. E non sono riuscita a dormire troppo. Ho messo col telefono. Infatti ho staccato prese dappertutto, quella della televisione, quella dell'iPad, quella di Alexa, quello del telefono, un sacco di prese. Ho staccato perché ho detto. Avevo paura anche del telefono, perché questo nemmeno nonno che ce l'ho sul telefono, e ho detto se si rompe come faccio senza telefono, anche con l'iPad, che okay, qui il mio iPad, questo è il mio iPad che ho preso, dell'Apple, cioè, e questo pure è nuovo, questo non mi ricordo neanche quando l'ho preso, forse sarà un anno, non mi ricordo, però. Io spero che migliori molto la situazione, che aggiustino queste frane subito, anche qui. Lo so, però chi mi sente mi sente. Io sono. Infatti voglio andare a vedere dove è trovata insomma questa strada. Voglio vedere com'è. Cioè non mi avvicino fino alla frana, perché proprio in mezzo alla strada che è caduta insomma la frana. Io sciocco basita, veramente io sciocco basita, e niente raga, e questo insomma il racconto che cosa è successo insomma domenica notte, e questo insomma quello che è successo. Ho detto spero che non faccia più, vabbè, è già tanto che sto parlando, vabbè, noi ci vediamo domani con il continuo del vlog, quindi buonanotte, ci vediamo domani perché devo fare delle storie perché stamattina non ho fatto sui social, le stories che non ho fatto sui social, vabbè, oggi è un altro giorno, ora apriamo la finestra, cioè oggi è il 28, sì, 28 settembre, vi do il buongiorno a quest'ora che sono le 10:30, perché stamattina, vabbè, mi sono alzata. Ho fatto colazione,
fatto colazione, ora sono venuto qui in stanza che voglio fare le stories e poi mi sto accendendo un po' di musica. Ora apriamo la finestra. Abbiamo aperto la finestra. Sì, perché bisogna aprire la finestra sempre e dovunque. È uscito un po' di vento. Stanotte verso mezzanotte e mezza è uscito un bel po' di vento. Infatti sono stata in allerta, che era uscito anche un po' di pioggia, non come domenica sera, cioè non come domenica notte, però insomma era uscita un po' come si dice, il vento. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, comunque sono meglio così i capelli. Anzi, li volevo sistemare un po'. Sto meglio così che con altri. Cioè, vabbè, mettiamoci così i capelli. Cioè, così non mi piacciono tanto. Perché comunque sono sporchi e dopo me li devo lavare, sinceramente. Mi piacciono più così. Però devo sistemarli. Diciamo, ho sistemato un po' i capelli. Alexa, disconnettiti. Disconnessione da Realme C25Y riuscita. Ok, l'ho fatto disconnettere. Comunque ci sto dando un po' i capelli così, ma non mi piacciono tanto. Dopo li lavo, li piastrerò un po' e vedremo come sono. Dove faccio vedere che metto la pentola, cucino, magno, dopo spaghetti col sugo con i pomodorini freschi, no? Quelli sono per me, sono il top dei top. Ho detto anche su Instagram che il sugo con i pomodori, sta dicendo, l'ho detto su Instagram, che il sugo con i pomodorini freschi sono la fine del mondo. Cioè, sono stra buoni. Niente, ragazzi. E questo è, mi vado e ci risentiamo dopo. Rieccomi, amici di YouTube. Allora, ho finito di mangiare, cioè ho pranzato lì, c'è la finestra aperta come avete visto, che l'ho aperta insieme a voi. Ho aperto la finestra, cioè solo la persiana, perché la finestra è sempre aperta, non è mai chiusa. Sì, allora, le ante della finestra sono sempre aperte, intorno la persiana è aperta e la sera è chiusa, cioè se no come dormi? Comunque sto facendo pranzato con gli spaghetti, con il sugo però fatto con pomodorini freschi, c'è veramente buonissimi. Già, e stai facendo un'altra volta ciabattiti, volevo dire spaghetti. Io veramente sono sempre super buoni gli spaghetti con il sugo con i pomodorini freschi. E niente, ora devo fare dei reel di un TikTok e basta. Poi vedremo se mi metterò a dormire un po' oppure no. E niente, a dopo. Rieccomi. Allora, scusate per i capelli, ma fanno un po' schifo. Allora, insomma, l'ho aggiustato un po'. Comunque ho dormito abbastanza, forse non so quanto.
tempo io abbia dormito. Comunque qua il tempo è nuvoloso, è nero nero. Qua c'è da noi dall'allerta meteo dalle 6 di stasera fino alle 6 di domani sera. Sì, perché ho visto su Infocilento che c'è l'allerta meteo da stasera fino a domani sera. Infatti ho visto che porta temporale. Infatti nel cielo, cioè voi vedete il sole, ma non è il sole, cioè vedete questa luce, ma non è il sole. È nero 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 nero. Verrà sicuramente tempesta come domenica, che generalmente è bruttissimo allora da qua si vede così che è nero nero, ma dall'altra parte in cucina si vede ancora molto di più, cioè io ve lo vorrei far vedere com'è, vi faccio vedere com'è. Questo è tutto il tempo nuvoloso uggioso, cioè vedete il tempo. Allora vi ho fatto vedere com'è il tempo. Se riesco vorrei prendere anche da qua com'è. Cioè, in cucina avete visto com'è, ma da qua. Aspettate, vi faccio vedere se riesco a farvi vedere. Non riesco a farvi vedere com'è il tempo. Cioè, stavo dicendo, c'è veramente un tempo bruttissimo. Porta temporale. Voglio domandare Alexa se sa in gradi. Alexa, quanti gradi fanno ad Eredità? E in questo momento, Arezzo Toscana, Alexa, la temperatura. stop. Alexa, quanti gradi fanno ad Eredità? Mi dispiace, non conosco quel luogo. Alexa, quanti gradi fanno ad Eredità Cilento? Purtroppo non conosco quel luogo. Alexa, quanti gradi fanno a Ogliastro Cilento? E in questo momento, la temperatura è di 20 gradi Celsius. Per stasera, la minima prevista è di 16 gradi. Alexa, gradi Ogliastro Cilento? E in questo momento la temperatura è di 20 gradi Sì, Celsius. 20 gradi. Per stasera la minima prevista è di 16 gradi. Comunque, fa freddissimo, cioè fa freddo veramente, cioè il tavolo che vedete qua è freddissimo, cuscini freddi, cioè raga, abbastanza freddo. Io infatti non vedete, cioè vedete, io ho sempre maniche lunghe sul letto, una trapunta. Perché ovviamente se mettevo solo insomma il lenzuolo fa freddo, ovviamente se metto solo il lenzuolo comunque fa freddo, e decisi insomma di mettere un'altra punta. Questa è la tramonta che c'è. Comunque, scusate per il vestito ancora là, ancora lo devo lavare. Sono 3 giorni che non lo lavo. Vabbè. Sta incominciando a piovere. Bellissimo. Quando incomincia a piovere. E niente, raga, io faccio un attimo una sorta di merenda e ritorno. Rieccomi. Allora, io devo registrare una canzone. Ora mi batto a registrare una canzone e ci rivediamo dopo. Perché non sono veramente. È impossibile. A dopo.
tutte le spinacine, quello con comunque qui vedete stanno facendo il film di Natale. Vabbè, scusate per le cuffie, io so, ce ne sono due paia di cuffie. Comunque qua sta piovendo a dirotto, no, nemmeno lavate, insomma, i capelli. Cioè, ma perché mi dimentico sempre? Questo è il film di Natale. Film di Natale. E niente, comunque lo smalto già si sta facendo schifo. Smalto. Comunque ho mangiato anche l'insalata. Poi vabbè, mi sono messa qui sul letto, che ho fatto insomma altre stories. Sì, ho fatto le altre stories. Sì, ciao, mi vedo dentro gli occhiali, mi vedo. E quindi ho detto, facciamo queste stories e poi insomma. Volevo fare un altro TikTok e un reel su Facebook. C'è un reel su Facebook, però penso di no, non lo so. E insomma, vediamo. Comunque, film di Natale, 12, mi sembra si chiamano, cioè mi sembra che il film si chiama 12 disastri a Natale. Faccio vedere. Si chiama I 12 disastri di Natale. Così si chiama, no? 12 disastri a Natale. I 12 disastri di Natale. E quindi ho detto, volevo vederlo, ma questo film di Natale, però vediamo. Se ci riusciamo a vedere questo film, non lo so, e vi farò sapere se questo film lo guarderò. Se lo guarderò questo film, vi faccio sapere com'è, se no altrimenti no. E niente, ci vediamo dopo. Eccomi, rieccomi. Buonasera, allora sono mezzanotte e 20. Ho fatto le due live su TikTok. Allora, per iniziare a fare le live bastano che dovete arrivare a 1000. Sotto dei 1000 non potete fare le live. Basta che arrivate a 1000 e incominciate a fare le live. Anche 2000, 3000, basta che però arrivate a 1000. Sotto dei 1000 non potete fare nessuna live. Io infatti ho fatto due piccole live su TikTok, però non quello con il nome mio, ma quello dedicato a My Day in Famiglia. E quindi insomma ho fatto delle piccole live, due live, una sì, una forse di mezz'ora, perché la prima live ho dovuto staccarla. Loro sanno, ma perché sono dovuta correre in bagno, mi vergogno anche a dirlo. E poi ho fatto la seconda parte, se no nemmeno 20 minuti, quindi manco un'oretta ho fatto di live, delle live, però insomma va bene. E niente, ora mi sento un po' di musica, aggiusto poco, non di più, perché sennò ne cosa. E niente ragazzi, quindi spero che questo video vlog vi sia piaciuto. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto il vlog, commentare qui sotto se vi è piaciuta la tipologia video e tutto quanto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E niente, spero che il video vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video.